Andando in Sicilia, prima tappa in un hotel museo, dove tu l'arte vai proprio per viverla, per respirarla, e l'arte qui, prende grazie. Forma grazie a te. Lovely life, Sheraton sofa, Chippendale chair, head, the white table, it's a wonderful life. Real solid silver, wine in the soup, two-door sedan and convert life magazine, and a little white house in Brookline. Eccoci arrivati all'Atelier sul Mare, un albergo museo curato da Antonio Presti, il proprietario e autore di questo posto meraviglioso, inaugurato nel 1991, e ogni stanza è dedicata ad un artista diverso. Sì, tra l'altro fanno anche delle visite guidate. Infatti noi adesso andiamo a vederle tutte. No, noi andremo a vedere la nostra, Sara. No, andiamo a vedere tutte, dai, andiamo, su, su. È cominciato anche il nostro tour. Tu entri, percorri questo corridoio buio, ti sembra di entrare in una nave. Dov'è la stanza? 3, 2, 1. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Io non vedo l'ora di farmi il bagno in quella vasca da bagno là. La luce? La luce è... Eterna. Se tu apri una porta in particolare, si aprirà verso il mare. Potremmo raccontare tutte. Partirei da quella dell'artista, dove si vuole lasciare sospeso mentre dormi. Andiamo a vedere la spiaggia, però. Immagina anche delle cose, metti un po' lì, che poi... L'altra molto bella era quella con tutte le porte restaurate della zona, che ti impedisce in realtà di vedere il mare. Questa era l'idea dell'artista che l'ha spiegata. Per questo ha messo dei video sopra a illustrazione del mare. Incredibile, dove c'è un letto a triangolo. Non si capisce dove si può mettere la testa. La puoi mettere a destra, a sinistra. Ma tu, ad esempio, dove la metteresti? Io sono un cuscino. Ti aspetto in spiaggia, Sara. Round, round, get around. I get around, yeah. Get around, round, round. I get around, I get around. È possibile che non ci sia da nessuna parte? Eccola, io non ho parole, veramente. Gianmarco! Gianmarco! Sono 3 ore che ti cerco, eh! Ma Sara, sono venuto a rilassarmi un attimo. Mi sparo una bella spremuta d'arancia. Gianmarco, ti sei rilassato abbastanza? Dai, adesso andiamo. Dobbiamo andare alla zipline in Sicilia. Pensa che ci attaccano una corda, ci sparano da un monte all'altro alla velocità massima di 130 km orari. Ma siamo matti? E tu vivi questa esperienza del volo. Io di voli ne ho già presi abbastanza, Sara, oggi. Rimettiti le tue belle scarpine e andiamo. Dai, su, io ti aspetto in macchina, Forza, ciao! Eccoci qui, arriviamo! Siamo arrivati, Sara. Siamo per salire sul canotto. Qua siamo proprio dentro le gole di Tiberio, che nascono dal periodo Cretaceo. Siamo nel parco delle Madonie. Hai già detto che è patrimonio dell'UNESCO? Abbiamo appena visto che sotto di noi ci sono una mandria di anguille. Se uno cade può essere trascinato al centro della terra. Sara, non ti muovere da questo canotto. Ed eccoci qua, siamo giunti al momento fatidico. Evviva, io non vedo l'ora. Siamo alla Zipline Sicilia, San Mauro di Castelverde, e ci attende un percorso infinito nel nulla. Respiri lunghi e profondi. Tu pensa che c'è un dislivello di 250 metri e si raggiunge un'altezza massima dal fondo di 170 metri. Quant'è che è lunga? 1,6 km. 1,6 km. Una settimana ci vuole per arrivare in fondo. È adrenalinico relax. Dalla paura poi si trasforma in giovamento, in relax. Come dicono, ladies first. Senti l'uomo tu, eh? No!
butta via, non lo vuole fare. Gianmarco, mi senti? Sicuri, eh? Cosa è successo? Ma cos'è? Uno, ola! Wow! Tarantella, bella, bella, tarantella, sicura. È facile! Oh. Fantastico, adrenalinico relax. Comunque è andata bene, io non ho avuto paura. Benvenuti in Egitto, che dire, bello, eh? Eh sì, le piramidi sono sempre state motivo di grande fascino, soprattutto in Sicilia. Qui siamo esattamente sul 38esimo parallelo, l'opera di Mauro Staccioli. Staccioli è uno dei tanti artisti coinvolti in questo Parco della Fiumara, famoso per una decina, una dozzina, insomma, di opere. E noi siamo molto contenti di visitarle tutte, vero Sara? Eh sì, io vado, ciao! Camminando arriviamo al centro del labirinto. Il labirinto d'Arianna di Italo Lanfredini non è soltanto un viaggio fisico, ma proprio un percorso interiore. Lo vedi questo olivo pieno di pegni, pegni di speranza, d'amore. Prende forma anche grazie al vento e alle persone che lo percorrono. Questa è un'altra giornata con meno vento. Poteva essere meglio. Guarda che se amore ti sento. Io mi sono sentita obbligata, e non solo sentita, anche fisicamente, perché è impossibile andare a percorrere tutto questo labirinto fino in fondo e quindi stare su quel momento lì. Mm. Io mi sono invece sentito obbligato un po' da te a fare questo percorso. Andiamo a percorrere la strada del ristorante ora. Ok. Vai. Sara, siamo arrivati finalmente al ristorante di questa sera. Fattoria Borrello. Ecco, perché io ancora non lo vedo, vedo solo animali. Vabbè, la fattoria del maialino nero. Si comincia guardando i maialini neri. Una volta che tu avrai conosciuto tutti gli animali, possiamo accedere al ristorante. Ah, ok. Spero tu non abbia troppa fame. Allora, cominciamo. La fattoria, per fortuna che ho portato Gianmarco e... Avanti, tutto pronto! Boccone pre! Che buono! E l'assaggiamo subito questo. Ah, il problema è che c'è proprio la qualità del prodotto. Quindi Sara, questo è il mio ambiente. Rilassamento, mangiare bene, leggero. C'è una pasticceria, ci facciamo una colazione? Eh? Dopo la cena di ieri sera, secondo me ci sta bene una colazione leggera. Il panettone. Panettone di Fiasconaro. I famosi panettoni siciliani. Ora, la ricetta del panettone che troviamo qui è quella tipica meneghina. C'è una piccola differenza, loro ci aggiungono il mandarino, mettono le mandorle, i canditi, anche della frutta secca, il pistacchio siciliano. E se va bene a noi, buona granita a tutti.